Quanto vale questo 3-3? Tre volte in vantaggio, tre volte raggiunti? Ma va bene, capita. Ovviamente dobbiamo migliorare appunto sulla tensione, perché abbiamo subito dei gol evitabili, quindi mi premeva la prestazione, come è successo a Udine contro la Spagna. E sono molto soddisfatto perché, come dissi un mesetto fa contro la Spagna, è una continua crescita, l'abbiamo dimostrato anche oggi, e sia loro che a noi ci mancava qualche ragazzo, ma quelli che c'erano hanno fatto una grandissima partita, quindi i gol sono inevitabili e fortunatamente si può lavorare, quindi siamo qua apposta per migliorare queste cose. Soprattutto il primo gol è stato subito, diciamo, recuperato, lì cosa è successo secondo te? Ma io penso che quando si fa gol c'è quell'attimo, che poi tante volte sono anche solo 30 secondi di rilassamento, perché vuoi magari per l'esultanza hai corso e non sei lucido in quel momento, e capita, sono ragazzi, non dimentichiamoci questo, hanno dei valori importanti e lo dimostrano ogni partita che facciamo. Davanti diciamo, hai usato due attaccanti di peso che hanno giocato l'uno per l'altro in verticale, questo soprattutto, diciamo, Pinamonti e Cutrone, che hanno avuto più spazio, hanno dato dei bei segnali. Sì, Pinamonti e Cutrone hanno fatto molto bene, ma poi sono entrati Mazzocchi e Tuminello che hanno fatto altrettanto bene, tra l'altro Marco ha fatto un grandissimo gol, quindi io ho quattro attaccanti, per non dirne altri che convochiamo, ma ovviamente più di quattro non ne posso chiamare, che sono molto validi, quindi sono sereno e sono felice, perché loro lavorano poi benissimo, si cercano, è quello che vogliamo noi non è da sottovalutare quanto corrono, perché penso che quando due attaccanti corrono in questa maniera tutti gli altri possono stare abbastanza sereni. Vernier all'esordio, un giocatore di Cittadella, l'hai tenuto dentro per 90 minuti più recupero, quindi sarai soddisfatto di lui? Sì, lo volevo vedere, l'ho fatto giocare tutta la partita perché è la prima convocazione che fa con noi, ragazzo serio, intelligente, non a caso il mister del Cittadella Venturato lo fa giocare, insomma, quindi noi siamo contenti perché gioca con i grandi e quindi ha un'intensità sicuramente diversa e quindi ha fatto sicuramente come tutti gli altri una buona impressione. Luca, se vuoi fare domande. Sì, proprio a proposito di Vernier, non ha fatto assolutamente rimpiangere Vogliacco, che ha giocato spesso titolare. È piaciuta di questa Italia, a mio avviso, soprattutto la personalità. Nel corso del primo tempo, dopo l'1-1, ci siamo un po' persi. Nella ripresa invece abbiamo tenuto costantemente il pallone del gioco, avremmo anche meritato, mi sbilancio io a dirlo più volte, il doppio vantaggio. È questa l'Italia che vorremmo vedere sempre? Sì, assolutamente sì. Io sono felice perché creare occasioni così importanti contro la Francia non è mai facile. Era successo anche contro la Spagna, quindi abbiamo fatto questi due test che sulla carta ovviamente sono difficili, poi si sono rivelati comunque ovviamente difficili, ma con prestazioni importanti da parte dei miei ragazzi. Quindi sono soddisfattissimo perché, anche se non avessimo vinto, dico la verità, come sempre dico, mi interessa la prestazione e anche oggi c'è stata. Dal punto di vista dei gol, 4 reti in 5 partite tra amichevoli e gare di qualificazione, poi in una sola partita se ne fanno 3, si prende un palo, si sfiorano almeno altri 3 gol. Anche da questo punto di vista, in vista della fase elite, possiamo stare tranquilli. Non è un'Italia che segna a singhiozzo. No, ma non è un problema il fatto del gol, è la cosa positiva, sinceramente è ovvio che è quello che poi ti fa vincere le partite, però se la loro bravura che mettono in campo, nel sacrificio soprattutto, è questa, posso star sereno. È ovvio che c'è da migliorare ancora tanto perché non siamo perfetti, ma per arrivare alla perfezione penso sia quasi impossibile, quindi anche perché il tempo è poco, però per quel poco tempo che abbiamo i ragazzi mi danno veramente tutto e posso essere serenamente tranquillo. Bene, allora noi ringraziamo Roberto Baronio.